esperienza. Siamo al Parco Ionio per il provino del Cutro Calcio della S Cutro con mister Tonino Condito, neo allenatore riconfermato per la stagione 2012-2013, un provino per individuare calciatori 94, classe 94-95. E oggi facciamo questo stage per vedere se riusciamo, come dire, a trovare qualche elemento interessante che ci possa dare un contributo per migliorare l'organico che abbiamo a disposizione, anche perché sono obbligatori fuori quota classe 85, quindi per forza di cose lavoriamo in questa direzione, 95, lavoriamo in questa direzione. Quindi stai cercando di individuare questi ragazzi, sono del circondario? Sì, la maggior parte sono del circondario di Cutro, Crotone, qualcuno di Botricello, ma principalmente ragazzi che vengono dal crotonese. Mister, diciamo che ufficialmente con oggi inizia la nuova annata agonistica 2012-2013. Che campionato di promozione potrebbe essere questo che si appresta per il Cutro? Guardi, l'obiettivo della società è quello di creare un organico per fare un campionato di vertice. Stiamo allestendo l'organico, ma già riconfermando l'organico dello scorso anno io penso che possiamo ripeterci, ma comunque migliorare quello che abbiamo fatto. Se riusciamo a integrare con qualche elemento che ci dia quella spinta maggiore, a dare quel tasso di qualità e di carattere a quello già esistente, io penso che in questo campionato, il prossimo campionato, possiamo certamente dire la nostra. 30 punti nel girone di ritorno, quindi un girone di ritorno fatto alla grande, cioè fatto per i massimi vertici, e se quest'anno si ripete la squadra potrebbe inserirsi in un'eventuale zona playoff. Guarda, ripeto, io l'anno scorso mi sono trovato a disposizione, anche se in ritardo perché sono arrivato in corso al campionato. Ma mi sono trovato un organico molto, come dire, all'altezza della situazione, e poi i risultati hanno dimostrato che comunque avevo ragione. Un organico che, se è, ripeto, migliorato in qualche aspetto e comunque comincia a lavorare tutti insieme dal ritiro precampionato, io penso che sicuramente in questo campionato possiamo lasciare un'impronta importante e puntare ai vertici. Presidente Francesco Pupa, uno dei tre presidenti che quest'anno guiderà le sorti del Cutro Calcio, e diciamo che inizia la nuova stagione agonistica con questo stage alla ricerca di calciatori 94-95 per inserirli nell'organico del prossimo campionato. Sì, vabbè, era una cosa dovuta, abbiamo sì un buon settore giovanile dal quale possiamo attingere, però era giusto poter verificare le capacità di alcuni ragazzi che crescono nei vari settori giovanili che ci sono nel crotonese e non solo, e tra i quali la Big Sport, che è una società con la quale collaboriamo da ormai un paio di anni, nella figura di Mimmo Martino. E guarda, ho visto il primo tempo, ci sono parecchi ragazzi interessanti. Noi, la nostra politica ormai da tempo è quella di puntare su giovani validi da aggregare a un gruppo ben consolidato, e quest'anno sarà altrettanto, sperando di ottenere buoni risultati.
Parlando proprio del settore giovanile, sono circa 3 anni, anzi sono precisamente 3 anni che lei sta vincendo come allenatore, presidente quindi della squadra junior, sta vincendo il campionato di competenza. È un bel risultato visto che questa squadra è l'anticamera della prima squadra. Sicuramente, ormai già l'anno scorso il mister ha potuto attingere dalla nostra juniores in alcuni casi per necessità, diciamo, alcuni elementi che quest'anno poi si ripresenteranno in prima squadra in pianta stabile, e i risultati sono il frutto del lavoro fatto con passione da parte mia e del co-presidente Lepiane, e sono il margine, diciamo, però il nostro interesse, il nostro scopo è quello di far crescere i ragazzi e poterli naturalmente vedere giocare con la prima squadra. Quest'anno ci sono 3 presidenti, oltre a lei ce ne sono 2 nuovi molto giovani, Raffaele Lepiano e Alberto Olivo, e poi anche due vicepresidenti nuovi e giovani, ma è tutta la società, tutto il gruppo dirigente che è giovane, diciamo accompagnato dalle chiocciole, dai dirigenti che già hanno una certa esperienza nel calcio, insomma. Beh, certo, penso sia proprio un mix adeguato ed equilibrato per poter gestire una società sportiva come quella della S Cutro, che quest'anno disputa il suo 47esimo campionato a certi livelli. Sicuramente presentarsi con una società solo giovani era impensabile, perché comunque un minimo di esperienza in determinate situazioni, sia dalla parte economica che tecnica, è importante averla. E poi il giovane, diciamo, noi giovani ci presentiamo in modo da poter dare un seguito al buon lavoro che hanno fatto i vecchi dirigenti, tra virgolette vecchi, perché lavorano quanto noi, se non più di noi, allo stato attuale. Presidente Raffaele Lepiane oggi in porta, quindi abbiamo un presidente giovane e che gioca anche a calcio e quindi sta osservando proprio da vicino questo stage che ha organizzato il Cutro Calcio per alla ricerca di nuovi talenti giovani. Sì, diciamo che oggi non è tanto per un mio divertimento che sto facendo il giocatore, per necessità. La giornata di oggi sì, è stata organizzata per dare spazio, dare modo a alcuni giovani di mettersi in mostra, da poter valutare insieme al mister, con la società, da poter inserire sia nella nostra rosa delle juniores sia della prima squadra. E vedo che già qualcuno, qualche interesse verso qualche ragazzo promettente è già nell'aria, Siete al lavoro con gli altri presidenti e dirigenti per allestire la nuova squadra di calcio per affrontare questo imminente, ormai possiamo dire, campionato di promozione? Beh, ovvio che ci stiamo armando per affrontare il prossimo campionato. Oggi è una giornata che servirà appunto a questo, per vedere qualche ragazzo da inserire. C'è qualche affare in corso che stiamo trattando, ma per adesso ci stiamo concentrando soprattutto per riconfermare la squadra che ci ha portato alla salvezza nello scorso campionato. E non anticipo niente, ma ci sarà qualche sorpresa per quanto riguarda le nostre trattative. Francesco Aiello, uno dei ragazzi del settore giovanile, un esterno destro o sinistro, diciamo, ma che senza dubbio sta dando il suo apporto nella juniors e nel campionato allievi. Sì. Ho fatto il campionato già con il Cutro allievi, mi sono trovato molto bene. Ora abbiamo fatto questa partita organizzando
con gli altri ragazzi di Crotone. Abbiamo vinto il campionato. Abbiamo vinto anche il campionato con la Juniores. E sono contento di stare in questa società. Francesco Preiti, centrocampista, è uno dei ragazzi che è cresciuto anche lui nel settore giovanile, titolare della squadra Juniors. Quest'anno aspira a fare il salto di qualità in prima squadra? Sì, spero di fare questo salto. Come ha detto anche il mio compagno, abbiamo vinto il campionato Juniores e poi anche avendo un presidente tutto fare, anche oggi è nelle vesti di portiere, ci stiamo dando da fare, dai. Sperate in qualcosa di più importante? Speriamo, anche passando diciamo le fasi regionali con la Juniores, anche col Cutro Grande, con la prima squadra, insomma, magari nei playoff o salire, insomma.